dell'incredibile questa notizia di calciomercato, perché sembrava non trovarsi l'accordo tra le due squadre, ma alla fine, poco fa, si è trovato. Mason Mount lascia il Chelsea per 60 milioni di sterline. Ed approda al Manchester United. Colpaccio per me è un colpaccio, perché le qualità di Mason Mount si conoscono. Ovviamente nell'ultima fase del Chelsea, quella più complicata, non è riuscito a dare il meglio di sé. E allora ha capito che doveva cambiare aria, probabilmente. E il Manchester United si deve ricostruire da capo, no? Sappiamo che De Gea sta pensando di lasciare, e quindi il Manchester United sta pensando ad Onana. Il Manchester United ha rinnovato il suo punto cardine, ovvero Marcus Rashford. Bisogna vedere altre cessioni importanti se le faranno. E quello che è certo è che l'innesto di Mason Mount in un probabile 4-3 con Rashford punta centrale e Mount a sinistra. No, forse un 4 3-1-2 con Mount seconda punta e Rashford prima punta, dietro di loro Bruno Fernandes. Potrebbe essere un'idea pazzesco. E ovviamente il contratto di Mount fino al 2028, una cifra che balla tra i 7 e gli 8 milioni di sterline. Per il suo stipendio. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti tranquillamente. Per voi, Mason Mount allo United ha un colpaccio o no? Può far bene o no? Ditemi la vostra, vi aspetto tranquillamente, come detto, senza scannarvi, ovviamente, senza creare del dissing. Se vi fa piacere, iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdervi bombe su bombe dalla Premier, dalla Serie A, anche in uscita dalla Premier, oltre che in entrata. Poi, se da Premier a Premier ancora meglio, perché si infiamma la competizione per la prossima Premier. Non ci sono ancora notizie di calciomercato in entrata dello Sheffield, e questo mi preoccupa tantissimo. E niente. Qui da me è tutto. Penso di aver detto tutto. Se ho dimenticato qualcosa, fatemelo sapere anche questo sotto nei commenti. Io vi do buonanotte, buona serata, dipende a che ora guarderete questo video. O anche un buongiorno, chi lo sa, se lo vedete domani mattina o stanotte.